Sembra un po' sciocco tenere Gastone al guinzaglio. Ma papino, Miss Jolly ha detto che devi fargli vedere chi è il capo. Oh, sono sicuro che questa volta non combinerà guai. Va, sei libero. Forse dovremmo tenere fuori Gastone. La tata si arrabbia se sporca di fango il pavimento. Oh, certo, Gastone, non entrare nel castello. Oh, beh, possiamo lasciar perdere le regole per una volta. Ciao, allora com'è andata? È stato fantastico. Miss Jolly ha messo un guinzaglio a Gastone. Sì, Gastone è perfettamente addestrato. Ora fa tutto quello che gli dico. Davvero? Sì, sa anche andare a prendere le scarpe senza mangiarle. Incredibile, ne sei sicuro? Oh sì, guarda. Gastone, va a prendere le pantofole della regina. Molto bravo, Gastone. Giù. Molla. Giù. Per favore. Oh, si è mangiato le mie pantofole. Cos'è successo? Insomma, è appena stato addestrato. Ma papino, tu hai infranto l'unica regola di Miss Jolly. Sì, bisogna mostrare a Gastone che è il capo o sbaglio? Che volete dire? Non avresti dovuto togliergli il guinzaglio. E nemmeno lasciarlo entrare dentro al castello. Giusto, è vero, avrei dovuto essere più fermo con lui. Gastone, seduto. Seduto. Oh, beh, quella scuola per animali non era poi un granché. La cosa importante è che Gastone abbia chiaro chi comanda. Andiamo, Gastone, scendi dal mio trono. Oh, ok. Allora mi siedo io qui. Sì, credo che Gastone sappia molto bene chi comanda. Quindi ho io il comando. Va bene, capitano. Basta che io abbia il mio pesce. Holly, Ben, caricate il motore! Agli ordini, capitano! Riccardo, prendete il timone! Molto volentieri, capitano! Oh, oh, è divertente! Virate tutto a tribordo! Cosa? Girate a destra! Perché non l'ha detto subito? In mare non si dice destra e sinistra, i termini corretti sono tribordo e babordo. È una cosa un po' sciocca. Ci metteremo a pescare a poppa. Ma che cos'è? Il retro della barca, venite con me. Pescare è una faccenda delicata. Bisogna sempre avere il giusto tipo di esca. E oggi che tipo di esca useremo per pescare? Pane raffermo. Pane raffermo? A chi piace il pane raffermo? Mettiamoci un po' di burro, papà. E marmellata. Certo, non pescheremo niente con il pane raffermo. Ragazzo mio, spalmaci un po' di marmellata. Oh, basta, sono il capitano. Quindi finché sarete a bordo farete quello che dico. Agli ordini, capitano. E ora silenzio. Ai pesci non piace il rumore. È molto autoritario, vero? Pescare è così emozionante. Shh, non si parla. Adesso aspettiamo. È sicuro che sia il modo giusto? Certo che sono sicuro. Andiamo, voglio provare anch'io. Bene, ora vedrete. Ci vuole tempo per prendere un pesce! Ha boccato un pesce! Holly, presto, il retino sta pronto a prenderlo! Ben fatto, papino! Wow, è bello grosso! È enorme, non è vero? Sono stato grande. Quello è solo un pesciolino. Deve essere il pesce più grosso del lago. È troppo piccolo! E dove andiamo adesso? Tata Susina, oggi qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Dovete varare la nuova nave degli elfi, vostra maestà. Che cosa significa? Non capisco. Te lo mostro. La principessa Holly e re Cardo. Ora devo fare un discorso. Complimenti, elfi, siete stati bravi. Questa è davvero una splendida nave. E sono certo che vi divertirete molto a navigare. Ottimo lavoro. Ora romperò una bottiglia di succo delle fate contro il fianco della nave. Oh, dov'è il succo delle fate? Scusi, maestà, siamo molto impegnati. Ciao, Holly. Ciao, Ben.
Si parte per la prossima consegna. A dopo, Holly. A dopo. Dichiaro che questa nave è pronta a prendere il largo. Papà, e adesso che cosa facciamo? Stringiamo mani e facciamo domande. Salve. Allora, qual è il suo ruolo? Io curo la manutenzione, vostra maestà. È davvero interessante. Salve. Lei cosa fa a bordo? Io cucino per l'equipaggio, vostra maestà. Oh, davvero? È molto interessante. E lei che cosa fa a bordo? Sono il capitano, principessa Holly. Anche questo è molto interessante. Fatto, adesso è carico. Tutti a bordo, si va al mare. Ma papà, dobbiamo aspettare la principessa Holly. Beh, dov'è finita? Ormai sono quasi le 9. Dandi dandi tutu dandi. Allora, dov'è Holly? Rilassati, signor elfo. In fondo siamo in vacanza. Ma la principessa Holly è in ritardo. Lo sai, le fate sono sempre in ritardo. Dandi dam. Ciao, Ben. Oh, ciao, Holly. Non sono troppo in anticipo, vero? No, principessa Holly. Sei giusto in tempo. Adesso che siamo tutti qui, partiamo. Dobbiamo rispettare la tabella di marcia. Se volete arrivare al mare più in fretta, posso provare a portarci là usando la magia. Preferirei che oggi evitassi di fare magie, Holly. Oh, mi scusi, signor elfo. Devi capire, Holly, che quella che stiamo per fare è una gita degli elfi. Gli elfi non usano la magia. E noi siamo elfi! Tutti a bordo! Mare, stiamo arrivando! Allora, questo è il programma. All'1 si mangia pranzo. Alle 2 si inizia a giocare. Alle 3 si riordina. Alle 4 si parte e si arriva a casa alle 4:30 precise. Papà, ma questa è una vacanza! Scusa, Ben, è che non sono abituato ad avere un giorno libero. Ovvio, perché lavori troppo, signor elfo. Ti prego, cerca di rilassarti. Ah, farò del mio meglio, signora elfo. Eccoci qui, siamo al mare. Evviva il mare! E la sabbia! Fantastico, adoro il mare. Adesso rimani a letto, tesoro, e aspetta il dottore. È arrivato l'elfo dottore. Oh, ma è soltanto il vecchio saggio elfo. Io non sono solo il vecchio saggio elfo. Per la verità sono anche un medico qualificato. Oh, capisco. Vede, dottore, io non mi sento bene. Continuo a starnutire, il mio naso è chiuso e mi fa anche male la testa. Molto bene. Potreste aprire la bocca e tirar fuori la lingua, prego? Ora guardate in alto, guardate in basso e adesso agitate i piedi. Adesso agitate le braccia come un uccellino e poi fischiate. Molto, molto interessante. Finalmente! Sono stato visitato in modo più che approfondito da un ottimo medico. La diagnosi è nient'altro che un'infiammazione acuta delle prime vie respiratorie, ossia una rinite. Ah, hai visto? È davvero una cosa grave. Altrimenti conosciuta come il raffreddore comune. È tutto qui? No, voi siete anche un po' scontroso. Senta, dottore, può farmi stare meglio? Ora fatemi un po' vedere che cosa ho qui dentro. Ah, questo dovrebbe andare bene. Ha un sapore cattivo. Ecco, diciamo solo che non ha un buon sapore. Non voglio prenderlo. Papà, tutti devono prendere le medicine quando stanno male. Oh. È davvero interessante. Non mi aspettavo una reazione del genere. Beh, in effetti c'è scritto sciroppo per la tosse. Era il pesce più grande che avessi mai visto. Io invece ne ho visti di molto, molto più grandi. Davvero? Davvero.
È passato molto tempo dal mio primo incontro con il grande e grosso Barry. Grande, grosso Barry? E chi è? Il pesce più grande, enorme, gigantesco che il mondo abbia mai conosciuto. Oh! Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sulla mia barca preferita, Hilda, quando vidi per la prima volta il grande e grosso Barry. Decisi subito che dovevo catturarlo. Volevo essere quello che l'avrebbe acchiappato per la più grande abbuffata di pesce della storia. Provai molte esche diverse prima di scoprire cosa piaceva a Barry. Il formaggio. Il formaggio? Esatto. Agganciai un pezzo di formaggio all'amo e Barry abboccò immediatamente. Purtroppo però era troppo forte per la mia cara vecchia Hilda. Il grande cattivo Barry trascinò la mia povera Hilda per tutto il lago e quando si fu stancato, lui la divorò. Si mangiò la sua Hilda? Ma è una cosa orribile! Sì, puoi dirlo. Così lei costruì Banti per rimpiazzare Hilda? No. Prima ci fu Doris, poi Peggy, poi Abigail, Fifi e Trixie Belle. Senza dimenticare Sabrina, Vicky e Miss Bubu. Barry se le mangiò tutte. Oh. Da allora provai a catturare Barry un sacco di volte, ma lui era sempre troppo forte. Ecco dove andava a finire tutto quel formaggio. Alla fine rinunciai. Il grande e grosso Barry è ancora là fuori, da qualche parte. Oh. Principessa Holly e il nostro re Cardo. Urrà! 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 Ed ecco i finalisti, vostra maestà. Il primo è un pomodoro. Ah, davvero molto grande. E l'altra è una fragola. Anche quella è molto grande e rossa. Adesso devo fare un altro discorso. Complimenti per aver coltivato questa roba. La frutta e gli ortaggi sono enormi. Senza ulteriori indugi, dichiaro che il vincitore è il pomodoro. O forse la fragola? No, il pomodoro. Ma papà, non è giusto, stanno usando la magia. Sì, lo so, succede tutte le volte. Perché non proviamo ad assaggiarli per scoprire qual è il migliore? Questa è un'ottima idea. Assaggiamoli. Sarà il nostro pranzo. Prima il piatto forte, il pomodoro. Delizioso. Ora come dessert questa bella fragola. Davvero squisita! Yum, yum! Sono tutti e due molto gustosi. Vincono entrambi! Urrà! Urrà! Allora, dov'è il trofeo? Spero non sia tardi, maestà. No, è giusto in tempo. Congratulazioni, ottimo lavoro! Urrà! Su, forza, è ora di pranzo. Arrivo subito, ho una fame da lupo. Sì, anch'io. Ecco il nostro cesto da picnic. Oh, io adoro i cesti da picnic. Devi soltanto chiedere quello che vuoi e loro si riempiono di cibo magico. Ma no, questo è un picnic degli elfi. Non ci sarà proprio niente di magico. Oh! La signora elfo prepara dell'ottimo cibo per i picnic. Grazie, signor elfo. Ma questa volta sei stato tu a prepararlo, vero? Tu non l'hai fatto? Oh! Oh! Cosa è successo? Nessuno di noi ha portato il cibo. Così ora abbiamo solo un cesto vuoto. Ma è proprio questo che vi stavo dicendo. Noi fate portiamo sempre un cesto vuoto quando organizziamo un picnic. Cestino magico, per cortesia, potrei avere un bel piatto di spaghetti? Oh, il cesto è ancora vuoto. Sì, perché quello... Non è un cestino magico, principessa. Già, è solamente un cestino vuoto. Quindi non posso nemmeno chiedergli un pacchetto di patatine? No. Oh. Holly,
Ricordi quando prima di partire ti ho chiesto di non fare magie oggi? Sì, signor Elfo. Beh, vedi, questa è un'emergenza. Quindi se magari volessi fare qualche... Magia! Vuole davvero che faccia una magia? Sì, per favore. Credo di conoscere l'incantesimo per la gelatina magica. No! Non voglio la gelatina magica! Hai ragione, è troppo pericoloso. Proverò l'incantesimo del gelato, è molto facile. Quindi non c'è alcun rischio che qualcosa vada storto, Holly? Sciocco, Ben! Con la magia quasi sempre qualcosa va storto, per questo è divertente. Così non riusciremo a trovare la mamma uccello. Che cosa facciamo ora, Tata? Se la sua mamma fosse qui, costruirebbe un nido e si siederebbe sull'uovo per tenerlo al caldo. Mi posso sedere io sopra? Ma il tuo sederino è troppo piccolo. Quello che serve è un sedere più grande. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a voi, Riccardo. Paparino, ci puoi aiutare? E a fare cosa? Vostra maestà si siederebbe su quest'uovo finché non avremo costruito un nido. Gliene saremmo molto grati. Volentieri. Papà seduto lassù è un po' ridicolo. Sono ridicolo seduto quassù? No, paparino. È una posizione piuttosto scomoda. Dovrò rimanerci a lungo? Faremo più in fretta che possiamo. Adesso non ci resta che costruire un nido. Ho trovato! Gli elfi raccoglieranno dei legnetti e le fate raccoglieranno delle cose soffici. Va bene. Noi raccogliamo dei legnetti! E noi della lanugine di cardo. La lanugine di cardo è molto soffice. Ecco fatto. E adesso la formula magica. Piccoli legnetti e lanugine di cardo. Formate immantinente un nido soffice e accogliente. Perfetto. Posso scendere adesso? Ma certo, vostra maestà. Beh, senza la magia non riusciremo a trovare niente da mangiare. Questo è vero. Ti prego, Holly, fa la tua magia. Abracadabrato, dacci il gelato! Urra! Temo che ci sia solo alla vaniglia. Non so ancora far apparire gelati agli altri gusti. È perfetto! La vaniglia è il mio gusto preferito. Delizioso! Forse la magia può essere utile qualche volta. Grazie, principessa Holly. Prego, si figuri. Cosa facciamo ora? Facciamo i castelli di sabbia. Io adoro fare castelli di sabbia. Qual è già l'incantesimo per i castelli? Holly, è inutile. Per farlo bastano paletta e secchiello. Riempi il secchiello di sabbia. Lo giri al contrario, dai qualche colpo e ecco fatto un bel castello di sabbia. Bello! Adesso provo io. Oh, alla fine ti trasformerai in un elfo, Holly. Possiamo costruire un castello abbastanza grande da entrarci. Servirebbe un secchiello enorme per costruire un castello così grande. Come quello, per esempio? È davvero un secchiello gigantesco. Deve averlo lasciato qui un bambino gigante. Ma qui non c'è nessuno della gente grande adesso. Meno male. La gente grande ha anche grandi piedi e non si può sapere dove decideranno di camminare. Guardate, hanno lasciato anche delle palette. Faremo un enorme castello di sabbia per la principessa Holly, come ringraziamento per il pranzo. Riccardo. Riccardo chi? Riccardo. Oh, vostra maestà. Lei deve essere la signora strega di cui ho sentito tanto parlare. Vi prego, lasciatemi spiegare. Per la sua intelligenza, la sua bellezza e cortesia. Oh. Per non parlare della sua ottima cucina. Gradite un dolcetto ai vermi? No, la ringrazio.
Ho sentito dire che ha congelato Tata Susina. Sì, è vero, ma... Capisco perfettamente perché abbia dovuto farlo, mi creda. Davvero? Tata Susina può essere un po' scortese alle volte, ma dipende dalla sua scarsa intelligenza. Ah sì? Beh... Sono sicuro che essendo così intelligente e sapendo che la Tata non è totalmente consapevole delle sue azioni, la lascerà andare per questa volta. A parte questo, confesso che ho bisogno che la Tata cucini per me. Potrei farlo io, vostra maestà. Molto gentile, però... Stavo proprio facendo bollire qualche dente di drago. Ho comunque bisogno che la Tata ritorni. Certo, capisco. Solo un momento. Ringrazia la strega per l'ospitalità. Ti ringrazio per l'ospitalità. Arrivederla, signora. Conoscerla è stato un piacere immenso. Il piacere è stato mio, vostra maestà. Arrivederci. Arrivederci. Papà, non hai sgridato affatto la signora strega. E ha addirittura detto alla strega che era bella, mentre è orribile e puzzolente. Oh, ben, c'è un tempo per dire a qualcuno che è brutto e puzzolente e un tempo per essere gentili. La principessa Holly e Re Cardo. Urra! Urra! Guarda, il signor Elfo è arrivato proprio ora con gli strumenti musicali. Ciao, Holly. Questa era la nostra ultima consegna. Possiamo giocare. Tu avrai anche finito, Ben, ma io sto ancora lavorando qui. Holly, è il momento del tuo discorso. Salve. Avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare. Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Urrà! Urrà! Che succede adesso? C'è la parte più difficile. Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci. In onore di Sua Maestà Re Cardo, ci esibiremo in una danza. Ah, che orrore! Adesso è anche peggio! Urra! Bravi! Eccezionale! Davvero bravi! Avanti, papà! Andiamo a ballare! Cosa? Ma io... Oh, d'accordo! Potreste suonare qualcosa di più moderno? Certo, maestà! Incredibile! Ho preso una regale decisione! Cattureremo il grande grosso Berry e lo mangeremo con le patatine! Urrà! No, non possiamo! Non voglio perdere un'altra barca! Non Banti! E comunque non c'è traccia di formaggio a bordo. Berry ne sente l'odore a miglia di distanza, anche se è formaggio magro. Ottimo! Ho un po' di formaggio nel mio cestino da picnic. Possiamo usare questo! Ah! Formaggio a bordo! Gettatelo via prima che sia troppo tardi! Oh no, perché l'ha fatto? Ve l'ho detto! È pericoloso avere formaggio a bordo! Per fortuna ho anche un bel pezzo di formaggio saporito con cui possiamo attirare Berry. No! Io mi rifiuto di aiutarvi! Allora faremo a meno del suo aiuto! Assumo io il comando! Urrà! Ah! È ammutinamento! Gli ammutinati del Banti! Prenderemo questo Berry e lo cucineremo con le patatine! Ben, prendi il timone! Agli ordini, capitano! Holly, tu tieni il retino! Agli ordini! Qui, Berry, Berry! Berry! Avanti, Berry! Dove sei finito? Non sta funzionando! Qui, Berry! Andiamo, amico! Se dobbiamo dare la caccia al grande Berry, almeno facciamolo correttamente! Certo! Dovete fare quello che dico! Appena ve lo dico! Agli ordini, capitano!
Il grande Barry è troppo grande per questa canna da pesca. Dovremo usare questa. Wow! Volete incontrare il grande e grosso Barry? Sarete accontentati. Fantastico! Adesso aspettiamo, ma non ci vorrà molto. Guardate! Guardate, c'è una crepa! Oh no, papà, allora hai rotto l'uovo! No! Guardate meglio, si sta rompendo da solo! Si sta schiudendo! Oh! Oh, un uccellino! Ah. Ottimo! Adesso la mamma sentirà il richiamo del piccolo e verrà qui a prenderlo. Io posso tornare al mio lavoro. Guardate! L'uccellino sta seguendo Tata Susina. È normale, perché di solito la prima cosa che vede un uccellino è la sua mamma. E la prima cosa che ha visto lui è la tata. E così crede che la tata sia la sua mamma. Ma io non sono una mamma uccello. Il piccolo è affamato e la mamma uccello dovrebbe nutrirlo. Non ho con me del cibo. Cosa mangia un uccellino? Vermi e piccoli insetti. Gastone è un insetto. Attento, Gastone. Forse è il caso che tu ti allontani un po'. Sarà meglio trovare subito dei vermi. E come? Usando il richiamo per vermi. Fate così. I vermi credono che stia piovendo e salgono in superficie. Guardate, un verme! È scappato via! Oh. Non dobbiamo darci per vinti! Proviamo di nuovo! Eccone un altro! Io mi arrendo e sono difficili da prendere. Buona idea, signor Elfo. Posso aiutarvi? No, no, no. Pensa solo a rilassarti e a guardare gli elfi che fanno quello che gli elfi sanno fare meglio. E che cosa sanno fare meglio? Gli elfi sono i migliori a costruire le cose. E noi siamo elfi! Alzo, alzo, scavo, scavo, scaviamo tutti insieme. Giro, giro, rotola un po', rotola un po'. Principessa Holly, vuoi avere l'onore di salire a dare i colpi sul secchiello? Alzo, alzo! Ecco fatto! E ora possiamo entrare? Ma non c'è la porta! State tranquilli, ci penso io! Ah, ecco la vostra porta! Visto che questo castello è solo nostro, ho deciso che non mi devi più chiamare Principessa Holly. Ora sono la regina Holly. E io sono il re Ben. Oh, caspiterina, è ora di andare a casa. Oh, papà, ti prego, possiamo stare ancora un po' nel castello a giocare? Ma guardate, la marea sta salendo e... Per favore, signor Elfo, restiamo ancora un po'. Solo qualche minuto, ok? Noi carichiamo i bagagli, ma appena vi chiameremo venite subito. Sì, mamma. Certo, promesso. È piuttosto semplice. Per giocare a golf basta riuscire a mandare la pallina in buca. Fatto! Scusa, è tutto qui? Allora è un po' noioso. Sarebbe molto più divertente se ci fossero delle montagnole da scavalcare con la pallina. Quando devi scavalcare delle montagnole con la pallina è perché stai giocando a mini golf. A me sembra interessante. Per favore, papà, ora possiamo giocare a mini golf. Oggi dobbiamo giocare al golf classico. Wow!
queste montagnole da dove vengono? Le avrà fatte apparire papà con la magia. Grazie, paparino. Ma io non ho fatto apparire un bel niente. E allora chi è stato? Non lo so, ma lo scoprirò presto. Vecchio saggio elfo! Buongiorno, Riccardo, anche voi qui? Chi ha fatto queste montagnole sul mio campo da golf? È stata una talpa, vostra maestà. Beh, mandatela via subito. È tutta la mattina che stiamo cercando il modo di mandarla via, vostra maestà. Non conosce il metodo per liberarsi dalle talpe, vecchio saggio? No. E chi lo conosce? Tata Susina. Potrebbe chiedere a lei. La tata sa parlare la lingua di tutti quanti gli animali. Ma certo! Oh, Holly ha dimenticato la sua bacchetta. A proposito di Holly, andiamo a chiamare i bambini. Non voglio scendere mai più. Voglio restare qui nel nostro castello per tutta l'eternità. Oh, santo cielo! Guarda quanto è salita la marea. Ben, Holly, scendete da lassù, subito! Non possiamo scendere, l'acqua è troppo alta! Holly, prova a volare fino alla riva, presto! Ok! No! C'è troppo vento per volare! Holly, credo sia il momento di usare la magia! Certo, mi basterà agitare un po' la bacchetta... Oh, ma dov'è finita? La tua bacchetta è qui, Holly! Ora te la lancerò, d'accordo? Ma c'è il rischio che finisca in mare! Sta tranquilla, Holly! La signora Elfo è davvero insuperabile nel lanciare le cose! E io sono bravissimo nel riceverle! Ok! Bacchetta, sta tranquilla! Ben ti prenderà! Sei pronto, Ben? Sì, mammina! Uno, due, tre, lancio! Via! Urrà! Grazie, Ben. Adesso è il momento di fare una magia. Sole, sabbia e mare, sulla spiaggia facci atterrare! Urrà! Brava, Holly! Sono felice di riaverti con me, bacchetta. Ero sicura che Ben ti avrebbe presa al volo. Grazie, Holly. E io ero sicuro che tu ci avresti salvati con la magia. Il salvataggio è stato una perfetta combinazione di magia delle fate e abilità degli elfi. E lui è il grande e grosso Barry! Che pesce enorme! Avremo da mangiare per settimane. Ha preso il formaggio! Far partire il motore! Massima potenza! Non andiamo da nessuna parte! Sì, invece! Il grande Barry ci sta tirando indietro! Tenetevi forte! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Ho paura che sia lui ad avere preso noi, papà! Holly ha ragione! Non avremmo mai dovuto cercare di catturare Barry! È troppo grande! È troppo cattivo! Dobbiamo liberarlo! Giammai! Si sta arrendendo! Io non direi proprio! Sta mangiando la lenza! È tutta sua! Mi arrendo! Scusa se abbiamo cercato di pescarti! Nessun rancore, Barry? Sta mangiando la mia panty! Calare le scialuppe! Abbandonare la nave! Prima le donne e i bambini e prima di tutti il re, ovvio! Oh, povera panty! Salve a tutti! Le patate sono pronte! Dov'è il pesce? Oh, che cosa succede? Il grande e cattivo Barry si sta mangiando panty! Oh, cielo! Forse gradirebbe delle patatine come contorno. Secondo me è pieno. Ahimè, povera Banti, era una cara amica. Mi dispiace, ma ora che cosa mangiamo? Gradirei molto dei bastoncini di pesce con le patatine! Oh! A
Avete sentito? Non c'è dubbio, sono affamato. Sì, anch'io. Mi è venuta voglia di pesce con le patatine. Ma non abbiamo pesce, Vostra Maestà. Cosa? Non c'è il pesce? Posso procurare dei bastoncini di pesce. Che delizia! Adoro i bastoncini di pesce. No, no. Ho voglia di pesce fresco. Appena pescato, con tante patatine. Ci sono! Il papà di Ben ha un peschereccio. Bene, allora andiamo subito a parlargli. Ormai è ora di ritirare la barca per l'inverno, Ben. Sono felice che Bunty abbia superato l'estate senza alcun incidente. Come? Che tipo di incidenti? Quelli in cui le barche vengono mangiate. Mangiate? Sì, strano, davvero non ti ho mai raccontato la storia del grande e grosso Barry e il pesce? No. Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sul mio peschereccio quando improvvisamente... Un pesce, signor Elfo. Che cosa? Voglio un pesce per cena con le patatine. Oh. Quindi vorrei che ci portasse nel lago per prenderne uno. Vedete, ho appena messo in secco Bunty per l'inverno. Chi è Bunty? La mia barca. Beh, un'uscita in più non può farle male, giusto? E invece sì, purtroppo. Si bagnerebbe. Signor Elfo, è il suo re che glielo ordina. Ok, salite a bordo. Dovete lasciare qui le vostre bacchette. Non si usa la magia sulle barche degli elfi. E noi siamo elfi. Finalmente si parte. Voglio stare io al volante. Aspettate un momento. Sarete anche il re sulla terra, Vostra Maestà. Ma su questa barca io sono il capitano. Quanto vedo, ha lavorato sodo, signor Gnomo. Certamente, vostra regalità. Allora, lei pensa che adesso potrà andarsene? Oh, beh, penso che non sia prudente che me ne vada, vostra regalità. Cosa? Forse sarebbe meglio che rimanessi qui per sempre. Ma è il mio campo da golf? Oh, vedrete che non vi intralcerò. Ma lei mi sta già intralciando. Oh, crema pasticcera e cetrioli. Non posso giocare a golf con tutte queste cose intorno. Ho trovato! A questo punto possiamo giocare a mini golf. Sì, a mini golf. Il mini golf è molto più divertente del golf classico. Sì. Paparino, vuoi che ti insegniamo noi due come si gioca a mini golf? È divertente! Oh, e va bene. Cosa devo fare? La pallina deve passare attraverso il mulino a vento e poi andare in buca. È divertente!